Dottor Rivolti, lei è il direttore dell'Ice Dream di Pinè. Potrebbe indicarci tre buoni motivi per frequentare il Palaghiaccio durante una vacanza a Pinè? E qua bisogna distinguere fra l'estate e l'inverno, perché l'estate siamo una cornice stupenda, abbiamo tante famiglie che vanno a riposarsi, a villeggiare qui sull'altopiano di Pinè. Mentre d'inverno abbiamo un'altra tipologia di clientela, sono gli atleti che vengono qui per allenarsi in questo centro federale che è lo Stadio del Ghiaccio. Lo Stadio del Ghiaccio è comodo da raggiungere perché siamo a 15 km da Trento, mezz'ora siamo su questa località, ma soprattutto perché qui si può pattinare all'aria aperta. Non siamo a Trento o in altre località dove tu pattini è chiuso, quindi d'inverno 400 metri in questa bella cornice tra boschi, aceri e betulle, tu puoi respirare dell'aria buona, ma soprattutto puoi scatenare la tua forza di volontà, anche perché tu devi pattinare, è molto difficile, perché c'è una serie di autostima che devi avere tu, perché sei su una lama, no, sul ghiaccio, si scivola, o tu devi essere forte e poi devi pattinare in tutte le possibilità del tempo, perché c'è piove, nevica e tu. Poi ti senti un po' nembobito, capisci che ti scateni in queste zone. Infatti abbiamo moltissime persone che vengono anche ad una certa età, dai 70 agli 80 anni, e sono qui contenti perché si rinforza il loro io interno. Quando è nata la passione per il ghiaccio della sua gente? Tanti anni fa si pattinava sul lago di Serraia e era nato un po' questa gioia di pattinare, bambini, famiglie intere. E da qui è nata la passione per i locali, che sono poi diventati dei grandi pattinatori internazionali. Ricordiamo Roberto Siegel, che è campione del mondo nel 2005. Però lo stadio non è solo pattinaggio di velocità all'esterno, ma anche pattinaggio artistico, grumble, hockey, curling.